semplificare la vita dei cittadini e delle imprese, ridare lavoro e occupazione e ricominciare a prendersi cura della città. E questa è la ricetta, secondo Luciano Ciocchetti, per rimettere in moto la capitale d'Italia. L'ex vicepresidente della Regione Lazio è intervenuto insieme all'onorevole Raffaele Fitto all'apertura della campagna elettorale di Ignazio Cozzoli e Francesca Barbato in vista delle elezioni. I due esponenti di conservatori e riformisti correranno sotto lo slogan Con Roma nella lista civica a sostegno di Alfio Marchini. Beh, oggi noi iniziamo a spiegare la Roma che vorremmo, insieme a Raffaele Fitto spiegheremo il contributo che i conservatori e riformisti hanno dato al programma di Alfio Marchini. Pensiamo che serva un'iniezione di liberalismo, di giustizia sociale, di innovazione, di fantasia per questa città, e oggi siamo qui a spiegare agli amici che abbiamo l'energia e la fantasia per farlo. È la sala dell'auditorium dell'Istituto Seraficum il luogo scelto per incontrare amici e sostenitori e cominciare a parlare delle questioni più urgenti per la città. A prendere la parola sul palco, oltre ai diretti interessati, anche due cittadini, la madre di un bimbo con la sindrome di Down, che spiega alla platea le difficoltà vissute dal figlio e dai loro genitori nell'ambiente scolastico romano non preparato a gestire situazioni di questo tipo. E una ragazza prossima ai 18 anni che parla della grande distanza fra i giovani e la politica di oggi. Due testimonianze che raccontano una parte di Roma da risistemare, secondo Francesca Barbato. Se Roma è capitolata in questi anni è perché sono mancati tre elementi. I tre elementi sono l'onestà, la trasparenza e il buonsenso. Se noi recuperiamo questi elementi e li applichiamo a tutte le scelte che si fanno nell'amministrazione, a partire dagli appalti, a partire dalla oculatezza con cui si spendono i soldi pubblici, noi possiamo rimettere Roma sulla strada giusta.